La curva dei casi di coronavirus si sta appiattendo, osserva l'Istituto Superiore di Sanità. In Italia ci sono 37.242 nuovi casi a fronte di 238.077 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 699 decessi. Rallenta ancora il numero delle persone in terapia intensiva, sono 36 in più per un totale di 3.748 pazienti. In Lombardia si arriva al picco, i tamponi effettuati oggi negli ospedali lombardi sono 42.248, 9.221 invece i nuovi positivi, oltre una persona su cinque tra quelle testate è positiva, i guariti dimessi sono 4.985, 175 le vittime, tornano a salire i ricoveri, 930 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva con sintomi Covid-19 gravi. L'RT nazionale scende a 1,18, all'1,25 in Lombardia. Quasi tutte le regioni comunque hanno dati migliori rispetto alla scorsa settimana. RT sotto l'1 in Lazio, Liguria, Molise e Sardegna. Il monitoraggio settimanale della cabina di regia non cambierà i colori delle realtà locali italiane. Bisognerà aspettare la settimana prossima, cioè il monitoraggio del 27 novembre, perché queste avvengano come ha stabilito un'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. L'AIFA critica in maniera decisa l'esternazione di Andrea Crisanti sulla sicurezza del vaccino contro coronavirus. Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia del Farmaco, dice: le affermazioni attribuite al professor Crisanti sono molto gravi in quanto provengono da una persona che ha spesso parlato da esperto in questa pandemia. L'affermazione più grave in quanto falsa riguarda le fasi degli studi clinici che potrebbero essere state falsate. In meno di un mese sono 90 i pazienti curati all'ospedale in Fiera. Lo scorso 23 ottobre è stata infatti riaperta la struttura dedicata ai pazienti Covid. A far sapere i primi numeri dell'ospedale al Portello è il Policlinico di Milano. In questo periodo 18 pazienti sono stati trasferiti perché migliorati e hanno potuto essere inviati così alla riabilitazione. C'è anche una pavese di 28 anni, Viviana Moretti, tra i sei arrestati in un tentato sequestro di persona avvenuto a Varazze. Avevano preparato e messo in atto un piano per rapire un imprenditore genovese di 40 anni, attivo nel settore del catering, e chiedere poi un riscatto alla famiglia. La neve è comparsa stamane nel territorio appenninico delle quattro province, imbiancando le vette dei Monti Chiappo, Lesime e Penice. I fiocchi sono caduti anche nella località turistica di Pian del Poggio. A causa dell'emergenza Covid, però, gli impianti sciistici rimangono chiusi anche in caso di nuove nevicate. Continuate a seguire le nostre breaking news e gli aggiornamenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, le pagine social e le altre piattaforme multimediali che ricondividono la buona informazione. Editore Agenzia Creativamente.